Quali lingue parlarono gli apostoli nel giorno della Pentecoste? E a cosa servirono queste lingue? Oggi risponderemo a queste e tante altre domande riguardo alla questione del dono delle lingue. Oggi ci concentreremo sul capitolo 2 del libro degli Atti degli Apostoli e parleremo di quel giorno in cui gli apostoli parlarono in altre lingue nel giorno della Pentecoste. Stiamo trattando il tema delle lingue, infatti. Una delle domande che più spesso mi vengono fatte da credenti di ogni denominazione è: cosa ne pensi del dono delle lingue? Come ho detto l'altra volta, il punto essenziale non è cosa ne penso io delle lingue, ma piuttosto cosa dice la Bibbia. Quindi, dallo studio scorso abbiamo iniziato a studiare la scrittura, a fare domande direttamente al testo, utilizzando naturalmente le principali regole ermeneutiche. E alla fine, naturalmente, di questi studi arriveremo a una conclusione. Naturalmente, se avete perso il primo studio, vi invito a vederlo prima di vedere questo studio su YouTube. Vi lascerò anche il link sotto a questo studio quando sarà caricato su YouTube. E ora vi do il mio benvenuto, cari amici, cari fratelli, care sorelle, a questo nuovo studio sulla questione delle lingue, dal titolo Le lingue pentecostali di Atti 2. Leggiamo velocemente le prime considerazioni che abbiamo fatto nello studio precedente. Attraverso la regola ermeneutica, ritorno al futuro o del primo passo menzionato, e facendo tutto quell'excursus delle lingue attraverso la Bibbia, abbiamo concluso dicendo che in Genesi c'è la confusione delle lingue, come giudizio per peccato per separare le persone. In Atti degli Apostoli c'è invece il dono delle lingue per unire le persone tramite il Vangelo. Quindi, quando le lingue dividono le persone, è indice che c'è qualcosa che proprio non va. Allora, abbiamo visto che in Genesi c'è stata la divisione attraverso la confusione delle lingue, invece in Atti oggi vedremo che con questo dono che è stato dato nel giorno della Pentecoste si uniscono le persone tramite naturalmente il messaggio del Vangelo. Un'altra considerazione che abbiamo fatto attraverso la regola delle dispensazioni, abbiamo visto varie cose riguardanti sia le lingue sia il battesimo nello Spirito Santo e abbiamo visto che oggi non serve pregare per ricevere lo Spirito Santo perché lo riceviamo nel momento della salvezza. Oggi non serve attendere la venuta dello Spirito Santo perché è già venuta circa 2000 anni fa, nel giorno della Pentecoste, 50 giorni dopo la morte e la risurrezione di Gesù. Oggi il battesimo o l'immersione o a ricevere lo Spirito Santo avviene nel momento della conversione. Quindi questo è quello che abbiamo visto nel studio precedente. Oggi vogliamo andare avanti, però ricordiamo una cosa, ricordiamo di nuovo la regola delle dispensazioni. Perché? Perché oggi iniziamo a studiare il libro degli Atti degli Apostoli. Perché nel libro degli Atti degli Apostoli si parla naturalmente della questione delle lingue, però è importante chiederci sempre, quando leggiamo qualsiasi libro della Bibbia, in quale dispensazione mi trovo, in quale periodo storico? E naturalmente, quando noi parliamo del libro degli Atti degli Apostoli, abbiamo visto l'altra volta, è la quarta dispensazione, quella che ci interessa e che abbiamo chiamato periodo di transizione, che va dalla morte di Gesù alla fine di Atti degli Apostoli, che comprende naturalmente alcune lettere del Nuovo Testamento. In questo periodo Dio aprirà il suo discorso con le varie nazioni e lascerà un po' in stand-by Israele fino a un periodo successivo. Quindi, quando noi leggiamo il libro degli Atti degli Apostoli, dobbiamo sempre tener conto che ci troviamo in un periodo di transizione, perché ci stiamo passando dall'antico al nuovo patto. E durante questo periodo di transizione ci sono degli avvenimenti veramente unici che sono accaduti naturalmente solo lì e in quel periodo. Ricordiamoci che in ogni dispensazione ci sono delle regole specifiche per ogni dispensazione. Quindi è importante naturalmente riflettere su questo. Quindi non possiamo leggere la legge come leggiamo una storia, per esempio, nel periodo di transizione, oppure nella grazia. Dobbiamo leggere naturalmente il nostro brano nel giusto contesto e nella giusta dispensazione. Quindi, nel libro degli Atti degli Apostoli, abbiamo visto l'altra volta, ci sono dei fatti unici e ripetibili. Perché? Perché ci troviamo proprio nel periodo di transizione. Come ad esempio l'attesa di 10 giorni dei discepoli ed è avvenuto lo Spirito Santo. È un evento irripetibile. Perché? Perché Gesù è già andato al Padre e ha mandato lo Spirito. Quindi non dobbiamo aspettare che Gesù vada di nuovo al Padre per rimandarci lo Spirito. Lo Spirito è già presente, è già disponibile, abbiamo visto. Oppure anche la venuta stessa dello Spirito Santo nel giorno della Pentecoste.
un evento unico e ripetibile perché? Perché quella è stata la prima volta che lo Spirito Santo scese. Ora non può essere più la prima volta, perché è già sceso lo Spirito Santo. Quindi tante volte è assurdo pensare un'altra Pentecoste, perché? Perché quello è un evento storico unico. Pensare a un'altra Pentecoste è come pensare a un'altra crocifissione di Gesù. È assurdo, perché? Perché è un evento storico già avvenuto e naturalmente irripetibile. Vedremo anche che nel libro degli Atti degli Apostoli abbiamo intradetto già l'altra volta che ci sono quattro fasi che oggi vedremo un po' dell'apertura del Vangelo per quattro generi di persone diverse. Quindi un'apertura della diffusione del Vangelo per varie etnie. Quindi quando noi leggiamo, studiamo il libro degli Atti degli Apostoli, dobbiamo ricordarci di questo, quindi che in questo libro ci sono fatti unici e ripetibili. E poi ancora, quando noi naturalmente studiamo un libro, oltre alla regola di dispensazione, dobbiamo ricordarci la regola del genere letterale. Anche questo è importante, importante quando leggiamo la Bibbia, capire bene che genere letterario è. Sarebbe un disastro se noi interpretassimo un brano simbolico letteralmente, oppure un brano letterale in mondo simbolico. E tante volte purtroppo ci sono vari errori, vari errori proprio l'interpretazione, proprio perché non si tiene conto né della dispensazione e nemmeno del genere letterario. Infatti, ogni genere letterario ha le sue specifiche regole da utilizzare per una corretta interpretazione. Non sono complicate queste regole, però è importante tenere conto che ci sono. Quindi, quando noi leggiamo qualcosa della Bibbia, prima di iniziare ad abbozzare un qualche tipo di interpretazione, dobbiamo subito chiederci: ma qual è il genere letterario? Quindi, qual è il genere letterario? Il genere letterario degli Atti degli Apostoli è il genere letterario narrativo. Il genere letterario degli Atti degli Apostoli è narrativo, quindi storico, un racconto letterale di qualcosa che è realmente accaduto. Dio, infatti, nella Bibbia ci parla di tutto mediante la storia di uomini e di donne che, come noi, hanno ascoltato la sua voce o che si sono allontanati da lui. E nel genere narrativo, la narrativa che cos'è? È un resoconto storico, riporta quel che è accaduto, non necessariamente quel che dovrebbe succedere ogni volta. Quindi, in particolare, quando leggiamo Atti degli Apostoli, noi leggiamo questo racconto, ci viene raccontato esattamente quello che è accaduto, ma questo non significa che ogni volta deve succedere nello stesso modo. Infatti, i brani sono narrativi, non normativi. Quindi, i brani narrativi ci raccontano quello che è accaduto. Non sono normativi che ci dicono cosa deve accadere ogni volta, tanto più che ci troviamo nel periodo di transizione. Quindi i brani narrativi sono un resoconto di quello che è accaduto, non sono normativi, quindi non ci dicono che ogni volta deve accadere la stessa cosa. Prendiamo un esempio per capire subito quello che stiamo dicendo. Allora, in Atti degli Apostoli, a un certo punto vediamo la conversione di Paolo. Paolo, quando si è convertito, cosa è accaduto? Ha incontrato Gesù. E nel suo incontro con Gesù cosa succede? Rimane cieco per 3 giorni. Ma questa è la storia di Paolo. Non è che per ogni persona che si converte deve prima rimanere cieco per 3 giorni. È narrativo, sta raccontando come è avvenuta la conversione di Paolo. Non dice che ogni volta che una persona si converte deve rimanere cieco per 3 giorni. Quindi questo proprio per capire il genere letterario. Quindi un punto necessario è capire che il libro degli Atti Apostoli è un brano del genere narrativo e segue determinate regole. Allora, un'altra cosa importante quando noi studiamo il libro degli Atti Apostoli è capire il versetto chiave. Il versetto chiave del libro degli Atti Apostoli lo troviamo in Atti capitolo 1, versetto 8, e dice: ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Qui Gesù sta parlando ai discepoli prima, naturalmente, dell'arrivo dello Spirito Santo, quindi prima della Pentecoste. Però qui ci sta dando lo schema generale del libro. Infatti ci parla delle quattro fasi di transizione della diffusione del Vangelo. Quindi la diffusione del Vangelo partirà da Gerusalemme, passerà in tutta Giudea, arriverà alla Samaria e arriverà fino all'estremità della terra. Quindi il Vangelo aperto per tutte le nazioni, per tutte le etnie. Quindi in questo versetto vediamo chiaramente le quattro fasi di transizione della diffusione del Vangelo. Quindi la prima fase fu il giorno della Pentecoste, quando lo Spirito Santo arrivò sui discepoli con la predicazione naturalmente di Pietro a Gerusalemme.
E in questa fase c'è subito la seconda, quando la predicazione viene allargata a tutta naturalmente la Giudea da parte di Pietro e degli apostoli. Poi la terza fase fu con la predicazione in Samaria, fatta in questo caso da Filippo, ma lo Spirito Santo, vedremo nei prossimi studi, discenderà sui Samaritani solo all'arrivo di Pietro e di Giovanni. E poi c'è la quarta fase con la predicazione di Pietro a casa di Cornelio, quindi di un gentile, di un pagano, dove Pietro, prima di predicare, di andare a casa di Cornelio, ha avuto anche quella visione della tovaglia con gli animali impuri che scendeva dal cielo. Quindi, come prima cosa, dobbiamo notare questo, quindi queste quattro fasi: Gerusalemme, tutta Giudea, Samaria e fino all'estremità della terra. Come prima cosa, è interessante notare che gli unici casi negli Atti degli Apostoli in cui si menziona, per esempio, il fenomeno del parlare in lingue, sono essenzialmente tre, e avvengono sempre quando inizio una nuova fase della diffusione del Vangelo, oppure vedremo una fase particolare. Quindi parlano in lingue a Gerusalemme, poi nella Samaria, e poi quando ci sarà Cornelio. E poi naturalmente vedremo più avanti, nello specifico, ci saranno dei discepoli che a un certo punto è per un qualcosa di particolare che vedremo comunque nell'altro studio senza complicare adesso. Però la cosa interessante è che qui troviamo sempre la presenza di Pietro. Cioè, Pietro è sempre presente quando ci sono queste quattro fasi di transizione alla diffusione del Vangelo. Allora, la domanda è, come prima cosa, perché c'è Pietro in mezzo a queste quattro fasi? E la risposta la troviamo nei Vangeli. Matteo capitolo 16, versetti da 13 a 19. Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero: alcuni dicono Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù replicando disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. Allora, in questo passaggio vediamo le chiavi della diffusione del Vangelo proprio nelle quattro fasi di transizione di Atti 1-8. Quindi prima proprio di vedere Atti degli Apostoli dobbiamo capire un attimino questo brano. Allora, questo è il primo passaggio biblico dove viene menzionata la parola chiesa, ecclesia in greco, ed è menzionata direttamente da Gesù stesso. Qui Dio rivela a Pietro che Gesù è il Cristo, cioè il Messia, il Salvatore del mondo, e che è anche il figlio del Dio vivente. Poi Gesù fa un gioco di parole in greco con il nome Pietro, dicendo che sull'affermazione di Pietro, che Gesù è il Cristo, il figlio del Dio vivente, si sarebbe edificata la Chiesa. Infatti, si viene salvati e si inizia a far parte della Chiesa, si viene battezzati in uno spirito e si inizia a far parte del corpo di Cristo nel momento in cui una persona crede in Gesù, nella sua missione messianica, cioè morte e resurrezione, e nella sua divinità, cioè figlio del Dio vivente. Però cerchiamo di capire un po' meglio il gioco di parole in greco di Gesù. Quindi, quando dice in Matteo 16, 18, e anch'io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Alcuni interpretano erroneamente questo versetto, dicono, perché non capiscono bene il gioco di parole, pensano che su Pietro viene edificata la chiesa. Ma non è quello che Gesù ha detto, non è quello che la scrittura dice. Infatti qui c'è un bel gioco di parole che magari può essere che non ce ne accorgiamo più di tanto, e magari in greco è più facile capire il gioco di parole di Gesù. Quindi iniziamo a vedere le parole utilizzate. Allora, Pietro, il nome Pietro, in greco è Petros, significa un sasso, una pietruzza, un sassolino. Invece la parola pietra, quindi dice su questa pietra, lì la parola pietra è petra, che significa pietra, che significa un sasso grande, una roccia, un macigno.
Ora che abbiamo definito i termini, possiamo leggere il versetto di Matteo 16,18 in questa maniera. E anch'io ti dico, tu sei pietra, cioè sei un sasso, una pietruzza, un sassolino. E su questa pietra, cioè su questo sasso grande, questa roccia, questo macigno, questa tua affermazione che hai fatto, che Gesù è il Cristo, edificherò la mia chiesa. E le porte dell'Hades non la potranno vincere. Quindi Gesù sta dicendo questo. Tu sei un sassolino, Pietro, ma sull'affermazione che hai fatto, che è un macigno, io edificherò la mia chiesa. Quindi questo è il gioco di parole che Gesù fa con il nome Pietro. Quindi la chiesa non si edifica sulla persona di Pietro, che è solo un sassolino, ma sull'affermazione che Gesù è il Cristo, cioè su questo macigno, su questa roccia, su questa affermazione così grande. Quindi tu sei Pietro, una pietruzza. E su questa affermazione, su questa roccia, cioè la rivelazione che Gesù è Cristo, io edificherò la mia chiesa. Quindi ora, comprendendo magari il gioco di parole di Gesù, si capisce chiaramente, quindi la chiesa si edifica su Gesù che è il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ritornando naturalmente al nostro brano di Matteo 16, vediamo che quindi per essere salvati e far parte della chiesa bisogna credere in Gesù come il Cristo, il Messia, che include naturalmente il ravvedimento, il cambiamento di mente, la conversione, cioè anche il modo di cambiare, di agire, e anche che Gesù è come Dio, cioè riconoscere la divinità di Cristo. Dopo questo primo annuncio che fa Gesù, quindi su questa affermazione io edificherò la mia chiesa, c'è un secondo annuncio, un regalo, un privilegio che Gesù vuole dare a Pietro per l'affermazione appena fatta. E qui parla un po' del ruolo di Pietro nel progetto di Gesù di edificare la sua chiesa. Versetto 19, leggiamo così: Io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai in terra sarà legato in cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. In questo caso, Gesù sta utilizzando delle parole tecniche, cioè parole tecniche dei termini rabbinici, molto conosciuti nel contesto di allora. Ma oggi poco o niente sono conosciuti questi termini. E questi termini è legherai e scioglierai. Quindi, per capire bene questo versetto, dobbiamo prima capire bene i termini rabbinici usati da Gesù. Come prima cosa, notiamo che Gesù dà questa autorità, lui io ti darò a Pietro. Perché? Perché solo Gesù poteva dare naturalmente questa autorità. E poi dice, tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. Quindi le prime due parole, legherai e scioglierai, sono dei termini rabbinici, dove un rabbino le usava per dichiarare se una persona era ancora nelle catene del peccato oppure se era libera dalla colpa del peccato. Quindi quando diceva legherai, si riferisce se è ancora legato al tuo peccato. Scioglierai se sciolto dal tuo peccato. Questi stessi termini vengono utilizzati sempre da Gesù nel secondo brano in cui utilizza la parola chiesa, in Matteo capitolo 18, in particolare versetto 18, quando Gesù parla della disciplina della chiesa. E anche lì c'è questa frase molto simile: in tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. Ora dobbiamo capire alcune cose. Perché leggendo così, quindi ciò che legherai in terra, Pietro, sarà legato in cieli. Però in realtà quel sarà legato è un verbo composto da un futuro semplice seguito dal perfetto passivo in greco. Cosa significa tutto questo? Significa praticamente che quel sarà legato è una parola, un'azione che viene fatta prima di quello che fa Pietro. In altre parole, l'azione che avrebbe fatto Pietro nel legare e nello sciogliere, non sarebbe seguita dall'azione legare e sciogliere in cielo. Quindi non è che prima Pietro legava o scioglieva le cose sulla terra e dopo il cielo ubbidiva a ciò che aveva sciolto o legato Pietro. No, era esattamente il contrario. Cioè, prima era sciolto o legato qualcosa in cielo e dopo Pietro legava o scioglieva sulla terra. Ciò che Dio aveva fatto, ciò che Dio aveva già deciso naturalmente in cielo. In sostanza, Pietro non aveva il potere di comandare il cielo, ma con le sue azioni faceva ciò che il cielo aveva già deciso. Quindi possiamo tradurre in questo modo il significato completo di quello sarà legato,
piuttosto sarà già stato legato e poi sarà sciolto e sarà già stato sciolto. Quindi, rileggendo il versetto di Matteo 16-19, sapendo queste informazioni, lo leggiamo così: io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai in terra sarà già stato legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà già stato sciolto. Quindi, in questo modo, vediamo che l'azione di Pietro non era Pietro che decideva e che il cielo faceva di conseguenza, ma era il contrario. Ciò che già in cielo era stato fatto, poi Pietro l'avrebbe fatto sulla terra. Pietro avrebbe quindi fatto un'azione che era già stata fatta da Dio in cielo. Quindi non è il cielo che segue ciò che fa Pietro, ma è Pietro che segue ciò che è già stato fatto in cielo. Pietro avrebbe semplicemente alla fine ubbidito a Dio, applicando ciò che Dio aveva già deciso di fare in cielo. Quindi è il cielo che ha l'autorità e naturalmente non Pietro. Allo stesso modo, questi termini utilizzati, Matteo 18, riguardo alla disciplina della Chiesa, è importante capire questo. Non è che gli anziani esercitano la disciplina, allora il cielo è obbligato a seguire la loro disciplina. Purtroppo alcuni dicono questo in ambienti in cui c'è abuso spirituale, di cui abbiamo già parlato in vari studi, quindi potete trovare su YouTube studi riguardo all'abuso spirituale, però tanti anziani dicono no, noi abbiamo l'autorità di legare le cose. In realtà, anche in questo caso, quando dice ciò che legherà in terra, anche lì ciò che legherà in terra sarà già stato legato nei cieli. Infatti, degli anziani potrebbero esercitare una disciplina errata e quindi il cielo non può essere obbligato dai loro errori. Ma come abbiamo visto in Matteo 16, è il cielo che decide. E nel caso di Matteo 18, quindi è il cielo che decide la disciplina giusta e la Chiesa, in accordo con il cielo, dovrebbe esercitare la disciplina anche sulla terra e non il contrario. Quindi non è che allora, degli anziani fanno una disciplina magari sbagliata, il cielo deve seguire quello che abbiamo fatto noi. No, no, non è questo il significato. Bisogna capire bene questi termini rabbinici usati a Gesù. Anche qui l'autorità è il cielo e non la Chiesa. L'autorità della disciplina della Chiesa c'è solo quando eseguono ciò che già il cielo ha deciso. Ma se la disciplina eseguita dalla Chiesa è ingiusta, non c'è naturalmente nessuna autorità perché è qualcosa che stanno facendo loro e non che il cielo ha scelto. Tornando al compito di Pietro, il compito di Pietro era quello di sciogliere ciò che aveva già deciso di sciogliere in cielo. In questo caso, aprire le porte alla diffusione del Vangelo. Gesù dice: io ti darò. Quindi non in quel momento presente in cui sta parlando Gesù, ma sta parlando del futuro. E quando sarà questo futuro? Cioè, dopo la morte e la risurrezione di Gesù, Dio ha dato a Pietro le chiavi, in modo simbolico, del Regno dei Cieli, per aprire il messaggio, la diffusione del Vangelo per le varie etnie, quelle che abbiamo visto in Atti 1:8, quindi Gerusalemme, Giudea, Samaria e fino all'estremità della terra. Quindi possiamo dire che Gesù non diede a Pietro le chiavi del portone del cielo, come spesso si pensa, ma piuttosto le chiavi per aprire la diffusione del Vangelo del Regno dei Cieli nelle quattro fasi transitorie di Atti 1:8, quindi Gerusalemme, tutta Giudea, Samaria e estremità della terra. Infatti noteremo che in ogni fase chi c'è? C'è Pietro. In Gerusalemme c'è Pietro che predica. E in tutta la Giudea c'è sempre Pietro. In Samaria, anche se è Filippo a predicare il Vangelo ai samaritani, devono aspettare che arrivi Pietro, perché, tra virgolette, Pietro ha le chiavi per aprire la diffusione del Vangelo alle varie etnie. E poi l'estremità della terra, sappiamo che Paolo è il predicatore per, diciamo, i pagani, per i gentili, però chi è che all'inizio apre le porte, diciamo, alla diffusione del Vangelo fra i gentili? Naturalmente è Pietro con Cornelio. Quindi questa introduzione era importante proprio per comprendere bene il libro degli Atti. E ora possiamo iniziare a esaminare il nostro brano, gli Atti, capitolo 2. Allora, le lingue parlate nella Pentecoste dagli Apostoli. Allora, come prima cosa vogliamo leggere tutto il brano per intero e poi lo esamineremo, vedremo alcune cose, però è bello vedere tutto il brano nel suo completo. Atti capitolo 2, dal versetto 1.
Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono, come di vento impetuoso che soffia, e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione che sotto il cielo. Quando avvenne questo suono, la folla si raccolse e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. E tutti si stupivano e si meravigliavano, dicendo: tutti questi che parlano non sono Galilei? Come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natia? Noi parti, medi e elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia cirenaica e pellegrini romani, tanto giudei che proseliti, cretesi e arabi. Udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Tutti stupivano ed erano perplessi, chiedendosi l'uno all'altro: che cosa significa questo? Ma altri li deridevano e dicevano: sono pieni di vino dolce. Ma Pietro, levatosi in piedi con gli undici, alzò la voce e parlò loro così: uomini di Giudea e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo, ascoltate attentamente le mie parole. Questi non sono ubriachi, come voi supponete, perché è soltanto la terza ora del giorno, ma questo è quanto fu annunziato per mezzo del profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. I vostri giovani avranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni spanderò il mio spirito e profetizzeranno. Farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue, fuoco e vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre, la luna in sangue, prima che avvenga il grande e glorioso giorno del Signore. Avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra di voi, mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui tra di voi, come voi stessi ben sapete, quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi, per mano di iniqui, inchiodando sulla croce, lo uccideste. Ma Dio lo resuscitò, avendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa trattenuto. Infatti, Davide dice di lui: io ho avuto il Signore continuamente davanti agli occhi, perché egli è alla mia destra, affinché io non sia smosso. Per questo si era allegrato il mio cuore, la mia lingua giubilata e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo subisca decomposizione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempi di gioia con la tua presenza. Fratelli, si può ben dire liberamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto e la sua tomba è ancora al giorno d'oggi tra di noi. Egli dunque, essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva promesso con giuramento che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò dicendo che non sarebbe stato lasciato nel soggiorno dei morti e che la sua carne non avrebbe subito decomposizione. Questo Gesù, Dio lo ha resuscitato, di ciò noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato alla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Davide, infatti, non è salito in cielo, eppure egli stesso dice: il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Udite queste cose, essi furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro:
Ravvedetevi, ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Quindi questo è il nostro brano di Atti 2. Naturalmente ricordiamo che prima di iniziare a meditare ogni brano dobbiamo tenere conto delle regole della dispensazione e le regole del genere letterario. Quindi in che periodo ci troviamo? Periodo di transizione. Che genere letterario stiamo leggendo? È genere narrativo. Quindi abbiamo detto precedentemente che ci troviamo in un periodo storico di transizione e dobbiamo tenere conto anche del genere letterario che è narrativo, dove ci racconta dei fatti unici e irripetibili. Quindi nel libro degli Atti Apostoli troveremo questi eventi. Ad esempio, Atti capitolo 2, versetto 1 a 4, leggiamo così: quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che socca e riempì tutta la casa dove si erano seduti. Apparvero loro delle lingue come il fuoco che si divideva e se ne posò una su ciascuna di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro esprimersi. Quindi questo è il racconto di Atti 2. Oggi, quando una persona viene riempita dallo Spirito Santo, viene dal cielo come un vento impetuoso che soffia e appaiono delle lingue come fuoco che si dividono sopra le persone? No, non succede questo. Perché? Perché questo è accaduto in quel momento preciso. Come la conversione di Paolo, che diventa cieco per 3 giorni, non è che a tutte le persone che si convertono rimangono cieche per 3 giorni. E anche in questo caso, questo è il racconto di quello che è accaduto in quel momento preciso, quando lo Spirito Santo è sceso per la prima volta sui discepoli. Quindi potremmo mai trovarci una situazione uguale a quella di Atti 2? No, perché? Perché i discepoli lì stavano attendendo la venuta dello Spirito Santo per la prima volta. Quindi oggi non potremo più attendere la venuta dello Spirito Santo per la prima volta, perché è già venuto nel giorno della Pentecoste in cui ci sta raccontando proprio Luca nel libro degli Atti degli Apostoli. Proprio in questo modo si adempì ciò che Gesù aveva detto in Atti 1,5, perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. E loro hanno aspettato una decina di giorni e poi è stato questo episodio proprio della Pentecoste. Quindi, come già abbiamo detto, Atti è un libro di transizione. Oggi, quando una persona crede in Gesù e riceve lo Spirito Santo, non ci sono lingue di fuoco né vento impetuoso. Questo è accaduto in quel momento. Alla Pentecoste lo Spirito Santo venne per la prima volta sugli apostoli, i quali iniziarono a parlare in altre lingue, proprio come lo Spirito dava loro di esprimersi. A questo punto la domanda è questa: quali lingue parlarono gli apostoli il giorno della Pentecoste? Allora, per rispondere a questa domanda dobbiamo rifare ricorso a un'altra regola. La regola molto semplice, la regola del contesto. Quando noi leggiamo la Bibbia, quando leggiamo un versetto, dobbiamo vedere il contesto, quello che viene prima, quello che viene dopo, per trovare tante volte la risposta alle nostre domande. Quindi noi non possiamo rispondere quali lingue parlano gli apostoli il giorno della Pentecoste se non guardiamo il contesto. Quindi, quali lingue parlarono nel giorno della Pentecoste gli apostoli? Per avere la risposta, dobbiamo leggere qualche versetto dopo. Infatti, Atti 2, dal versetto 4 che l'abbiamo letto, arriviamo fino al versetto 8. Qui dice così: tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora a Gerusalemme soggiornavano i giudei, uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. Quando avvenne quel suono, la folla si raccolse e fu confusa. Perché? Perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. E tutti stupivano e si meravigliavano, dicendo: tutti questi che parlano non sono Galilei? Come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natia? In questi pochi versetti, per ben 2 volte, viene ribadito il concetto che gli apostoli il giorno della Pentecoste
Quando cominciarono a parlare in altre lingue come lo spirito dava loro di esprimersi, parlarono nella lingua natia di quei giudei che erano venuti da tutto il mondo romano di allora e anche di più a Gerusalemme nel giorno della Pentecoste per la festa della Pentecoste. Approfondiamo ancora un po' questo concetto. Allora, quando dice nella propria lingua, in greco è idiai, dialectoi, lalotun, auton, cioè propria lingua parlata lì, propria lingua, dialetto, vedete il dialectoi, dialetto parlato nel luogo dove abitavo. Quindi, quando la folla sentì parlare discepoli in altre lingue, li sentivano parlare nella propria lingua natia, dove erano nati. Atti 2,7,8 lo dice di nuovo, dice, e tutti si stupivano e si meravigliavano dicendo, tutti questi che parlano sono Galilei? Come mai li udiamo parlare ciascuno è la nostra propria lingua natia? Qui vediamo che questi giudei che erano venuti da ogni dove, proprio per la festa della Pentecoste, erano meravigliati perché vedevano questi apostoli che erano Galilei, che ognuno di questi parlava nella lingua natia di quei giudei che erano venuti lì per la festa. Qui viene sottolineato il concetto che gli apostoli parlavano dialetti, lingue, natie, dove erano nati questi giudei che si erano riuniti a Gerusalemme. Quindi, per capirci ancora meglio, queste persone, pur essendo di origini giudee, erano nate al di fuori di Israele, magari da dei genitori giudei, però fuori da Israele, e gli apostoli parlavano la lingua di questi giudei che erano nati fuori Gerusalemme. Per fare un esempio per i giorni nostri, se lì ci fosse stato un giudeo nato in Italia, gli apostoli con lui avrebbero parlato in italiano. Se lì ci fosse stato un giudeo nato in America, gli apostoli con lui avrebbero parlato in inglese. Se lì ci fosse stato un giudeo nato in Germania, gli apostoli con lui avrebbero parlato tedesco e così via. Quindi le altre lingue che gli apostoli parlarono il giorno della Pentecoste era una serie di lingue e dialetti del mondo, dei luoghi da dove venivano questi giudei per la festa della Pentecoste. Ed è interessante che il testo vuole essere ancora più preciso nello specificare esattamente quali lingue parlarono gli apostoli, in modo che non ci possa essere nessun dubbio. Infatti, leggiamo versetti 7 e 11, possiamo leggere dal versetto 8, come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natia, noi parti, medi, elamiti, abitante della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia Cirenaica e pellegrini romani, tanto giudei che proseliti, cretesi e arabi, gli udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Quindi, quali lingue parlarono gli apostoli il giorno della Pentecoste? Almeno 15 diversi tipi di lingue e dialetti, tra cui quella dei parti, dei medi, degli elamiti, degli abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia, della Frigia, della Panfilia, dell'Egitto, delle parti della Libia Cirenaica, dei pellegrini romani, cretesi e arabi. Quindi queste erano le lingue che parlarono gli apostoli il giorno a Pentecoste. Quindi gli apostoli il giorno a Pentecoste parlarono almeno 15 diversi tipi di lingue e dialetti, parlando delle grandi cose di Dio nelle lingue o nei dialetti di quei giudei che erano venuti da tutto il mondo per la festa della Pentecoste. Quindi, utilizzando la regola ermeneutica del contesto, quando ci chiediamo quali lingue parlarono gli apostoli nel giorno della Pentecoste, grazie a questa regola ermeneutica, guardando il contesto, abbiamo capito che il dono delle lingue della Pentecoste consisteva nel parlare lingue e dialetti stranieri parlati dal popolo della terra, senza averli mai studiati prima, quindi gli apostoli, infatti, la folla stessa dice: ma questi sono Galilei, come mai parlano le nostre lingue? E quindi è interessante vedere proprio questo. Quindi le altre lingue parlate dagli apostoli nel giorno della Pentecoste consisteva in dialetti e linguaggi stranieri parlati dai due popoli che erano lì. Lo stesso esempio potrebbe essere oggi: io vado in Africa in una tribù e iniziando a parlare il Vangelo, vedo che a un certo punto sto parlando in loro lingue. Ed essi mi capiscono e io so naturalmente cosa sto dicendo nella loro lingua. Vogliamo però continuare ad approfondire queste lingue parlate dagli apostoli nel giorno del Pentecoste, sempre utilizzando naturalmente la regola del contesto, facendoci alcune domande che magari per alcuni possono essere domande banali
scontate, ma per altre persone potrebbero aprire un modo nuovo di vedere proprio la questione delle lingue. Quindi facciamoci queste domande. Gli apostoli parlarono in altre lingue? A chi si rivolgevano? Gli apostoli, quindi, quando parlarono in altre lingue, a chi si stavano rivolgendo? Atti 2, versetto 6, quando avvenne quel suono, la folla si raccolse, eccetera, eccetera. Poi dice, tutti si stupivano, tutti si meravigliavano, perché? Perché tutte queste persone li sentiva parlare ciascuno nella propria lingua natia. Poi c'è tutto l'elenco di quei 15 e più dialetti o lingue, e poi dice, gli udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Quindi quando gli apostoli, nel giorno del Pentecoste, parlarono in altre lingue, si rivolgevano, stavano parlando alla folla, a delle persone, ad altri esseri umani. Se addirittura vogliamo essere ancora più precisi, stavano parlando a dei non credenti in Gesù, visto che alla Pentecoste ci fu il primo annuncio della morte e risurrezione di Gesù. Quindi erano giudei, però ancora non credevano in Gesù. Perché? Perché ancora non era stato predicato il messaggio del Vangelo a queste persone. Quindi le lingue parlate a Pentecoste degli Apostoli furono capite da chi? Dalla gente giudea non convertita, che veniva da qualsiasi parte del mondo. Quindi coloro che compresero erano non credenti che si trovavano in Gerusalemme nel giorno della Pentecoste. Quindi gli apostoli, quando parlarono in altre lingue il giorno della Pentecoste, stavano parlando alla folla, alle persone, altri esseri umani, a non credenti. Altra domanda, ma qual era lo scopo del parlare in altre lingue nel giorno della Pentecoste? Tramite queste altre lingue, cosa dicevano gli apostoli a queste persone ancora non credenti? E naturalmente, vediamo sottolineato, gli udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Quindi gli apostoli, parlando in altre lingue, parlavano delle grandi cose di Dio nelle lingue natie di questi giudei che erano venuti per la Pentecoste da ogni posto. Quindi cosa stavano facendo? Possiamo utilizzare il termine che noi conosciamo, stavano evangelizzando. Infatti, i giudei che accettarono il messaggio del Vangelo tornarono alle loro case portando con sé la buona notizia della salvezza di Dio. In questo modo Pietro aprì per la prima volta la diffusione del Vangelo in Gerusalemme e in Giudea, che fra un po', vedremo un po' meglio. Quindi gli apostoli, parlando in altre lingue alle persone non credenti in Gesù, che venivano da ogni dove, li stava evangelizzando. Quindi qual è lo scopo del parlare in altre lingue il giorno della Pentecoste? Quello di evangelizzare, di parlare nella lingua di queste persone che non credevano in Gesù, che venivano da ogni luogo. Quindi un po' riepilogando. Quali altre lingue parlarono gli apostoli a Pentecoste? Lingue e dialetti stranieri mai studiati prima dagli apostoli. Gli apostoli, parlando in altre lingue, a chi si rivolgevano? Cioè con chi stavano parlando? Con persone non credenti in Gesù. Qual era lo scopo del parlare in altre lingue nel giorno della Pentecoste? Parlare delle grandi cose di Dio a questi non credenti, quindi evangelizzare. Quindi possiamo dire che il parlare in altre lingue degli apostoli nel giorno della Pentecoste consisteva nel parlare lingue e dialetti stranieri mai studiati prima a dei non credenti per evangelizzare. Questo è un altro tassello molto importante riguardo alla questione delle lingue nella Bibbia. A questo punto abbiamo visto che in quel giorno la Pentecoste e le altre lingue erano queste. Però un'altra cosa importante, utilizziamo un'altra regola ermeneutica, la regola della correlazione. Possiamo dire che la regola della correlazione è una sottoregola della regola la Bibbia si spiega attraverso la Bibbia. Quindi la regola della correlazione dice ci sono altri passaggi biblici che parlano lo stesso argomento, che confermano o smentiscono questa conclusione. Quindi è importante sempre vedere quando arriviamo a una conclusione biblica, come siamo arrivati adesso, tramite naturalmente il contesto, dire ok, abbiamo capito questa verità biblica dalla scrittura, ma ci sono altri passaggi che possono confermare o smentire quello che noi diciamo. Naturalmente, se troviamo altri passaggi che confermano, bene, abbiamo capito bene, eccetera, eccetera. Se invece altri passaggi smentiscono quello che abbiamo visto adesso, allora dobbiamo dire, boh, devo guardare un po' meglio i versetti, i contesti. Quindi noi abbiamo visto da Atti
che le lingue erano lingue, dialetti stranieri per evangelizzare non credenti che venivano da altre parti del mondo, quindi magari non parlavano il giudeo. Quindi la domanda è: ci sono altri passaggi biblici che insegnano che il dono delle lingue consiste nel parlare a dei non credenti in lingue e dialetti stranieri per evangelizzare? Regola della correlazione, e noi troviamo un brano in Prima Corinzi, capitolo 14, versetti 21-22, che dice questo. È scritto nella legge: parlerò a questo popolo per mezzo di persone che parlano altre lingue, per mezzo di labbra straniere, e neppure così mi ascolteranno, dice il Signore. Quindi le lingue servono di segno non per i credenti, ma per i non credenti. La profezia invece serve di segno non per i non credenti, ma per i credenti. Come prima cosa, diciamo che questa è la conclusione di un lungo passaggio che parla del dono delle lingue in Prima Corinzi 14, che naturalmente mediteremo nello specifico nei prossimi studi, però io ho voluto prendere proprio la conclusione. Infatti, versetto 22 inizia con quindi. Quando Paolo dice quindi, dice: ok, tiriamo un po' le somme di quello che stiamo dicendo. Quindi le lingue servono di segno non per i credenti, ma per i non credenti. Quindi la conclusione è, Paolo, che il dono delle lingue era un segno per i non credenti, esattamente come il giorno della Pentecoste. Le lingue quindi non servivano per i credenti, ma per i non credenti. Infatti, il giorno della Pentecoste, quando parlavano in altre lingue i discepoli, gli apostoli, era di segno per questi non credenti che sentivano il messaggio del Vangelo. Quindi un segno per i non credenti. Ciò conferma che quando si utilizza il dono delle lingue della Pentecoste, ci si rivolgeva ai non credenti stranieri, naturalmente che capivano queste lingue in cui parlavano gli apostoli, ed erano non credenti e stavano ricevendo cosa? Il messaggio del Vangelo. Però, nonostante tutte queste evidenze, alcuni cercano di dire che quelle lingue che parlarono gli apostoli durante la Pentecoste non erano lingue straniere, ma erano forse qualcos'altro. E spesso citano Atti capitolo 2, versetto 13, dice: ma altri li deridevano e dicevano: sono pieni di vino dolce. Quindi queste persone dicono: vedi, non è che stavano parlando in altre lingue o dialetti stranieri, perché qua dicono sono pieni di vino dolce, quindi li stanno accusando di essere ubriachi. Quindi ciò non comporta che stanno parlando in lingue straniere, stavano parlando in una lingua particolare che nessuno capiva, e quindi dicevano sono pieni di vino dolce. Però anche in questo caso, quando si utilizza questo versetto, Atti 2, versetto 13, bisogna capire, lì dice: ma altri li deridevano e dicevano, come prima cosa, ma chi sono questi altri che prendevano in giro gli apostoli che parlavano in altre lingue nel giorno della Pentecoste? Allarghiamo naturalmente il contesto. Dal versetto 8: come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natia? Noi parti, Medi, poi c'è tutto l'elenco, andiamo al versetto 11. Tanto giudei che proseliti, cretesi e arabi, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Tutti si stupivano ed erano perplessi, dicendo l'un l'altro: che cosa significa questo? Ma altri li deridevano e dicevano: sono pieni di vino dolce. Quindi vediamo che ci sono i giudei che venivano da ogni parte del mondo, che erano stupiti perché vedevano questi Galilei che parlavano le loro lingue, da dove venivano, e quindi diciamo: com'è possibile? Che cos'è tutto questo? Però c'erano altri che li prendevano in giro. Questi altri che deridevano e dicevano che gli apostoli erano ubriachi, chi erano questi altri? Quindi non sono i giudei venuti da ogni parte del mondo che parlavano altre lingue straniere, che capivano quello che gli apostoli stavano dicendo, ma questi altri erano i giudei del luogo. Infatti l'accusa di ubriachezza fu originata dagli ebrei del posto, di lingua ebraica, quindi dagli abitanti di Gerusalemme e della Giudea, possiamo dire, i quali naturalmente, sentendo gli apostoli parlare in lingue straniere, loro, non conoscendo queste lingue straniere, dicono: ma sono usciti fuori di testa. Mentre invece gli altri, cioè i giudei che venivano da varie parti del mondo, capivano. Perché? Perché stavano parlando le loro lingue. Quindi il problema è che questi giudei di Gerusalemme, non conoscendo le lingue straniere, pensavano che gli apostoli erano ubriachi, quando in realtà non lo erano.
Perché? Perché i giudei delle altre parti del mondo capivano esattamente cosa stavano dicendo. Quindi dobbiamo capire anche questo, è importante capire i brani nel contesto, non prendere un versetto fuori e dire sono pieni di vino dolce, quindi non era nessuna lingua straniera. No, lo stavano dicendo i giudei che non conoscevano le lingue straniere. Quindi le quattro fasi di transizione della diffusione, infatti, Atti 2,14. Ma Pietro, levatosi in piedi con gli undici, alzò la voce e parlò loro così. Loro chi? Loro chi? Quello che abbiamo appena visto, quelli che dice, sono ubriachi. E infatti cosa dice Pietro? Uomini di Giudea, e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo, ascoltate attentamente le mie parole. A chi si rivolge Pietro in questo discorso? Ai giudei? Agli uomini di Giudea, agli abitanti di Gerusalemme, e poi alcuni versetti dopo parla di uomini di Israele, quindi a giudei che stavano lì e che non conoscevano naturalmente le lingue straniere. Qui Pietro usa un po' le sue due chiavi, no? Date da Gesù per aprire le prime due fasi della diffusione del Vangelo. Infatti, uomini di Giudea e Gerusalemme, quindi prima fase Gerusalemme e in tutta la Giudea. Quindi Pietro invitò alla conversione questi uomini di Giudea, gli abitanti di Gerusalemme e gli uomini di Israele. Pietro stava iniziando ad aprire, diciamo, le chiavi della diffusione del Vangelo e qui apre le prime due chiavi. Naturalmente, andando avanti, leggendo un po' il discorso, Pietro, rivolgendosi proprio agli uomini di Giudea, agli abitanti di Gerusalemme, che non capivano le lingue straniere parlate dagli apostoli, e che avevano loro presunto che fossero ubriachi, infatti dice così: ma Pietro, levatosi in piedi con gli undici, alzò la voce e parlò loro così: uomini di Giudea e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia nota questo, ascoltate attentamente le mie parole. Versetto 15: questi non sono ubriachi, come voi supponete, perché è soltanto la terza ora del giorno, ma questo è quanto pronunciato per mezzo del profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno le visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Anche sui miei servi, in quel giorno spanderò il mio spirito e profetizzeranno. Farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra. Sangue, fuoco e vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. È decisamente anche interessante questo. Pietro non solo dice che quello che voi state dicendo sono ubriachi, non è così, no, non è così, non è che sono ubriachi, però è interessante che lui citi Gioele per dire quello che stava succedendo. E cosa stava succedendo in quel momento? Gli apostoli stavano parlando in lingue e che cosa stavano facendo? E qua dice, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. Profetizzare significa parlare per conto di Dio, no? E nel momento in cui gli apostoli parlavano in altre lingue, stavano facendo cosa? Stavano profetizzando, perché parlavano a dei non credenti delle grandi cose di Dio. Quindi è interessante vedere anche questa parte di come Pietro stesso dice, loro sì, stanno parlando in altre lingue, ma stanno profetizzando perché stanno parlando delle grandi cose di Dio. Quindi, andando verso la conclusione, le altre lingue parlate dagli Atti degli Apostoli, negli Atti degli Apostoli, dagli Apostoli stessi, a Pentecoste, nel giorno della Pentecoste, in Atti 2. Quindi abbiamo iniziato con queste prime domande. Che lingue parlarono gli Apostoli nel giorno della Pentecoste? A che cosa servirono? Abbiamo dato la risposta. Le lingue che parlarono gli apostoli nel giorno della Pentecoste erano almeno una quindicina di lingue e dialetti stranieri che non avevano mai studiato prima perché erano Galilei. E qual era lo scopo? A cosa servirono queste lingue? Per parlare, per evangelizzare, per profetizzare le grandi cose di Dio a dei non credenti. Quindi, conclusione, il dono delle lingue della Pentecoste consisteva nel parlare in altre lingue, cioè lingue e dialetti stranieri mai studiati prima a dei non credenti, per evangelizzarli. Quindi il dono
lingue del giorno della Pentecoste è questo. Quando qualcuno afferma di avere il dono pentecostale delle lingue, deve rispettare criteri biblici e naturalmente lo scopo del dono delle lingue dato alla Pentecoste. Se naturalmente non rispetta quello che sta dicendo qui la scrittura, allora quello non è il dono pentecostale delle lingue. Quindi, quando qualcuno afferma di avere il dono delle lingue della Pentecoste, deve anche lui o lei parlare in lingue e dialetti stranieri mai studiati prima per evangelizzare dei non credenti. Se non fa questo, significa che ciò che fa non è il dono delle lingue dato agli apostoli il giorno della Pentecoste. Quindi, questa deve essere una cosa chiara. Quindi, quando qualcuno afferma: ah, io ho il dono delle lingue come la Pentecoste, però non parlo lingue e dialetti stranieri per evangelizzare, allora si dice: no, quello non è il dono delle lingue della Pentecoste, perché il dono delle lingue della Pentecoste consisteva nel parlare in altre lingue, cioè lingue e dialetti stranieri mai studiati prima, a dei non credenti per evangelizzare. Quindi qui abbiamo messo un'altra grande pietra per quanto riguarda il nostro discorso, che stiamo facendo una specie di puzzle con i vari tasselli che stiamo mettendo studio dopo studio per arrivare a una conclusione definitiva sulla questione delle lingue. Nei prossimi studi metteremo altri importanti tasselli proprio per comprendere la questione della lingua nella Bibbia. Quindi vedremo Atti degli Apostoli, vedremo altri brani in cui si parla nuovamente del dono delle lingue e vedremo in questi altri passaggi se abbiamo delle indicazioni per capire che lingue parlarono. Però quello che vogliamo sottolineare oggi è proprio questo. Quindi, quando qualcuno afferma di avere il dono delle lingue della Pentecoste, deve parlare in lingue e dialetti stranieri mai studiati prima per evangelizzare dei non credenti. Naturalmente, se non fa questo, non è il dono delle lingue dato agli apostoli il giorno della Pentecoste, perché il brano, come abbiamo visto, è davvero chiaro. Quindi non si può dire altre cose, proprio vedendo quel brano si capisce questo. E che veramente anche noi possiamo studiare, riguardare questi versetti che abbiamo visto, proprio per capire biblicamente questo argomento, che a volte è un po' magari difficile da comprendere. Però è bello quando noi possiamo studiare la scrittura, che dopo aver ascoltato uno studio possiamo ritornare a leggere i versetti per vedere quello che abbiamo studiato fino adesso. E che Dio ci benedica e ci guidi in questo nostro percorso per capire la questione delle lingue dalla scrittura. Amen.